Affrontare ogni curva al limite dell'aderenza, addomesticare oltre 500 cavalli a rotta di collo su strade sconnesse, strette e terribilmente tecniche. Questa è la sfida di ogni pilota che si misura con la pericolosa ma altrettanto magica cronoscalata. Lunghe sessioni di alta concentrazione precedono la partenza, si ripercorre il tracciato mentalmente ancora ed ancora, pensando a tutte le difficoltà da superare, in posti dove non c'è assolutamente nessuna possibilità d'errore. Il rischio è quello di avere un incidente mortale. Poi arriva il momento fatidico, si inizia scaldando le gomme e si lascia sfogare il motore, il cui suono ti fa venire i brividi. Infine arriva il momento tanto atteso, la partenza. La folla impazzisce, il semaforo diventa verde, l'auto scatta dalla linea di partenza ed inizia la salita in un boato che risuona a pochi chilometri di distanza, facendo vibrare il pubblico che è costretto a tapparsi le orecchie, tanto la brutalità e la ferocia del mezzo sono impressionanti. Un mondo pieno di concentrazione, accuratezza, dove la minima sbavatura di traiettoria può voler dire la fine di un sogno. Un ottimo esempio di questi bolidi diabolici da domesticare è senza dubbio la BMW E36 Judd V8 George Plaza. Un omaggio, questa mod, al campione pluriridato tragicamente scomparso nel 2011, che ha partecipato per anni in molte gare in giro per tutta Europa. Questo gioiello è una BMW 320 del 1990, totalmente trasformata in modo da diventare un vero mostro, sfidando tutte le leggi della fisica. Il suo motore è un V8 Judd prodotto da un'azienda specializzata nel settore, l'Engine Development, con i suoi 3.400 centimetri cubici che sviluppa 550 cavalli, tenetevi bene, a 10.200 giri. Ovviamente nessun problema di propulsione per i miseri 895 kg di peso complessivo dell'auto, accoppiato con un cambio sequenziale a passo lungo che rende questa BMW capace di raggiungere ben 340 km all'ora. Le 36 non ha più niente in comune con una semplice auto di serie. La carrozzeria è interamente costruita in fibra di carbonio, da qui la sua leggerezza. Per mantenere l'auto da corsa su dei binari, un sistema Motec si occupa di controllare la mancanza di trazione dell'asse posteriore e permette anche al pilota di effettuare partenze perfette con un launch control molto efficiente. Insomma, questa vettura è un mostro in grado di surclassare qualsiasi supercar. Pilotarla fornisce senza dubbio sensazioni indescrivibili ed ora è il momento di alzare volume perché questa BMW ha un rombo d'antologia. E ragazzi, dopo questa premessa e questa mini presentazione, ci ritroviamo in pista. Questo è un nuovo video di Sim Drivers, io sono Fabrizio e benvenuti! Beh ragazzi, ben ritrovati in pista qui ad Imola con questa BMW E36 Judd V8. Dedica speciale George Plaza, il campione multiridato, purtroppo scomparso nel 2011 in un terrificante incidente su una cronoscalata in Italia. E questa mod, quindi dedicata a questo grande campionissimo, voglio testarla qui in pista ad Imola per farvi apprezzare comunque le sue caratteristiche e capacità anche su un circuito chiuso. Quest'oggi ci baseremo su due grandi assi, cioè tre grandi assi, scusate, il suono, quindi della realizzazione di questa mod, la fisica di guida e anche la grafica. Inizierei subito appunto con la grafica. Vi faccio apprezzare qui un po' facendo il giro dell'auto in free camera. Come vedete la realizzazione è molto dettagliata, è fatta molto bene. Ovviamente si riesce a percepire comunque dalla mancanza di qualche dettaglino che non è un contenuto ufficiale, però i ragazzi sono stati veramente molto bravi, hanno riprodotto fedelmente questa I36 del 1990 e già se riuscite in sottofondo a sentire il suono della Jude dietro, e posso anche sgasare all'esterno, posso già anticiparvi che il comparto audio è davvero eccezionale. Quindi graficamente basta apprezzare dall'esterno questa fantastica corazza in fibra di carbonio e se mi piazzo all'interno si possono apprezzare comunque dei dettagli molto interessanti per quanto riguarda il cockpit, che è molto, diciamo, senza troppi fronzoli, ridotto ai minimi termini per appunto guadagnare il massimo possibile in prestazioni. Come sapete questa macchina, quindi come vi dicevo, è in fibra di carbonio, pesa all'incirca 825 kg, credo quella del 1990. Per quanto riguarda il motore è un V8 da 3.400 centimetri cubici che sviluppa circa 550-565 cavalli per una coppia massima in newton metro di circa 400 di 400. Quindi
andiamo a testare e a sentire l'audio di questo mostro. Quindi io vi lascio la visuale esterna perché è quella che secondo me rende di più. E subito partito in pista su Imola e vi faccio subito sentire un po' l'audio dalle differenti visuali. Sono impegnativa sta macchina, molto ignorante come si dice. Eccoli qua i 564 cavalli, ora che mi ricordo, qui dall'interno non cambia molto, e qui sentire quasi un motore da Formula 1. Una frenata davvero violenta, portentosa, che dà sicurezza. Ora vado un po' esterno, non importa, non chiudo troppo forte. Sicurezza, si può andare a staccare veramente all'ultimo metro anche in pista. Qui le gomme sono, ci sono differenti possibilità di scelta delle gomme, super soft, soft, medio, mi pare dure, uno in base alle proprie esigenze, alla voglia di gradi di difficoltà può scegliere il più pound che preferisce. Quindi penso che a livello audio l'auto parli da solo, il motore urla come una belva affamata, e passerei subito dopo la grafica e l'audio direttamente alla fisica. E qui penso che sia veramente il punto forte di quest'auto, di questa mod, perché per me veramente è una macchina che mi dà voglia di giocare. L'ho provata anche con il casco di realtà virtuale e devo essere onesto che questa volta preferisco guidarla su schermo tradizionale, perché le sensazioni di velocità, il force feedback eccetera, non so, la sensazione è migliore. Questo, come vi ripeto sempre, sono sempre apprezzazioni personali, impressioni personali, quindi prendetele con le dovute pinzette, fate i test come vi dico sempre voi, e se mi sbaglio non esitate a commentare e dirmi Fabio ha detto una cagata. Allora, fisicamente la macchina, come dicevo, a livello di frenata è portentosa, vi dà questa sicurezza, cioè pure toccando l'erba si ferma sta macchina e poi entra in curva come un proiettile. Io adesso sono una Ciofeca in guida, quindi si sente un trasferimento di carico che è molto coerente rispetto a quello che potrebbe essere la realtà. Io non ho mai avuto la fortuna di guidare una Jundo Q8 del 1990, però visti i comportamenti visivi che si vedono sui vari video su YouTube del grande campionissimo Plaza, mi sembra che si comporti praticamente in modo simile. Non c'è né sovrasterzo né sottosterzo, neanche in accelerata, è molto molto ben equilibrata. Il peso si sente che sono 860 kg, 25 quanti sono, quindi facilità di guida per quanto riguarda gli inserimenti è un qualcosa di veramente bello. Infatti è un'auto molto divertente. Ovvio che la suonatura intrinseca è quella di andare per fare cronoscalate, però per apprezzare veramente tutta questa potenza, che mi sembra che può raggiungere con un certo settaggio addirittura i 340 km all'ora, quindi praticamente si può paragonare a una supercar, allora ecco perché la scelta su un circuito chiuso. E poi ovviamente già qua non riesco a tornare in pista, per quanto sia una macchina molto equilibrata, pensate su una cronoscalata, su una Trento Bondone. Bondone? Una cronoscalata, pensate un po', figurino di me. Quindi, perché ho provato, ho testato, se non conosci il circuito al 1000 per 1000. Quindi un'auto che si comporta davvero bene, qui è tutta di auto, mamma mia. Io ve la consiglio, cioè questo è un must have della vostra libreria delle auto da avere. Soprattutto perché, essendo una mod come contenuto non ufficiale, a parte la realizzazione spettacolare dell'audio, che sono veramente vicinissimi alla realtà, io ho anche avuto la possibilità di testarla su l'altro famosissimo Race Room, in cui la Jundo V8 è veramente un contenuto ufficiale. Non credo sia la stessa versione, però le sensazioni sono quelle. Certo, Race Room ha un qualcosa in più per quanto riguarda il force feedback dei volanti, e uno se la suda la cronoscalata, però questa è bella pure, fatta veramente bene, eh? Ha un proiettile, guarda come entra.
Mamma mia, ragazzi. Quindi ragazzi, ho già fatto due o tre giri. E mi pare che avevo fatto qua 1,44 e qualcosa con una Ferrari 458. E con questa qua ho fatto 1,43 alto. Quindi veramente mi fa il coup alle supercar, sto mostro. Quindi se il video vi è piaciuto, come al solito, pollicino in su, non esitate a iscrivervi perché è gratuito. Io tornerò a proporvi altre mod che ritengo interessanti e divertenti. Vi lascio il link in descrizione, ma tanto questa qua la trovate su Facebook, sulla pagina ufficiale del modder, magari riuscirà a ritrovare, oppure su Race Department, che è una delle ultime mod che sono state inserite in questo ultimo periodo. Non esiterò a fare una bella video recensione per la mod Formula 1 della Williams, adesso non mi ricordo, che ha fatto il nostro amico Michele Gattuso, perché l'hanno un po' rivista, hanno fatto delle migliorie, quindi non esiterò a testarla per voi. E ragazzi, come al solito, state da buono, statevi bene, passate un'ottima estate, divertitevi e alla prossima da Fabris. Ciao!